L'avvio stagionale del Casal Bordino non è stato particolarmente foriero di soddisfazioni, che anzi risultano assolutamente latitanti. La truppa del padron Santoro, se consideriamo anche le due gare di Coppa, ha conosciuto soltanto sconfitte nelle prime tre sfide ufficiali della stagione e, pur con tante attenuanti, non può permettersi ulteriori distrazioni per evitare di rimanere infognata nei meandri paludosi della bassa classifica. Al comunale va in scena una stracittadina con i dirimpettai della Bacigalupo Vasto Marina. Anche gli aragonesi non possono sorridere più di tanto, vista la loro contemporanea battuta d'arresto nel turno inaugurale casalingo con il Giulianova. Tanti gli ex nelle fila ospiti, a cominciare dal tecnico della storica promozione casalese in eccellenza, mister Borrelli, al quale si aggiungono anche Triglione, Galiè, Fieroni e Devizia. I padroni di casa iniziano subito in maniera propositiva e, dopo il primo acuto di Spadafora, che in controbalzo prova a sfruttare vanamente un corner dalla destra, arriva il vantaggio giallo-rosso propiziato da Salerno, che sorprende Gerbic con un siluro dal limite d'area che gonfia l'incrocio dei pali. La reazione della Bacigalupo non tarda ad arrivare, anche se Tano risponde presente in due occasioni consecutive e si esalta in particolare sulla zampata ravvicinata dell'ex di turno Fieroni. Poco prima della mezz'ora Spadafora chiude una pericolosa ripartenza dei suoi, ma non riesce ad imprimere la giusta potenza alla sfera e per Gerbic è piuttosto facile abbrancare la stessa. Al 32esimo i ragazzi di mister Borrelli vanno a gonfiare la rete di Tano, ma la posizione di Ciafardini al momento dello stacco risulta irregolare e la rete non viene pertanto convalidata. Data. Vastesi ancora propositivi con Marino, stavolta su palla inattiva, ma anche in questo caso Tano è reattivo per disinnescare la sfera in corner. E dal possibile pareggio ospite si passa al raddoppio giallo-rosso, che arriva a ridosso dei titoli di coda del primo atto. La rete è griffata da Nazari, che si eleva più in alto della difesa ospite e, raccogliendo uno spiovente dalla bandierina di Fusaro, infila Gerbic sul primo palo e chiude di fatto la prima frazione. Alla ripresa dei giochi arriva il secondo gol invalidato della giornata e stavolta tocca ai casalesi rammaricarsi per la mancata convalida della realizzazione da parte di Salerno, anche lui pescato in posizione irregolare. Il doppio vantaggio casalese dovrebbe dare buone certezze ai padroni di casa, ma l'episodio che avviene al settimo rischia di rimettere tutto in discussione. Il signor Petraglione di Termoli estrae infatti il secondo giallo di giornata all'indirizzo di Della Penna e per lui si apre l'anticamera dello spogliatoio con il temuto e automatico cartellino rosso, e la truppa di mister Borrelli prova a questo punto ad osare di più, potendo beneficiare della superiorità numerica, ma Devizia, altro ex di turno, sciupa malamente da posizione propizia. Attimi di paura al 14esimo, quando si teme il peggio per uno scontro in area tra il casalese Errag e il vastese De Santis. Fortunatamente si risolve tutto per il meglio. Pericolo al 17esimo per la porta di Tano, che chiude su Fieroni in collaborazione con il primo palo. Il buon momento vastese persiste anche al triplice fischio e, dopo la colossale opportunità gettata alle ortiche da Ciafardini, che vanifica l'invitante pennellata dal fondo del neo entrato Letto, e quest'ultimo che va a risolvere in prima persona, accorciando le distanze al 42esimo con una giocata delle sue che si infila nell'angolo più lontano. Lo scontato assalto finale della truppa vastese non sortisce ulteriori stravolgimenti al risultato, anche se Tano rischia in almeno due occasioni, da prima sulla zampata di Fieroni che attraversa pericolosamente lo specchio della porta e al 44esimo sul rasoterra dal limite di Marino. Per il Casal Bordino arrivano i primi tre punti stagionali, di fondamentale importanza per la classifica e per il morale. Padron Santoro, era la prima casalinga, ci voleva proprio questa vittoria perché altrimenti la situazione cominciava a diventare un po' difficile. Sì, assolutamente sì, la squadra era nervosa e anche noi eravamo nervosi, avevamo cominciato male con l'eliminazione in Coppa e la sconfitta a Giulianova, e oggi finalmente si è visto all'anima di questo Casal Bordino. Nonostante siamo rimasti in 10 all'inizio, proprio al primo minuto del secondo tempo, abbiamo retto l'urto e abbiamo riportato a casa i tre punti. Gianluca Senese, direttore sportivo della Bacigalupo, come abbiamo detto prima della gara, un ex di turno, oggi ci teneva a fare bene. Le cose sembravano perse, poi nel finale c'è stato un vostro ritorno favorito, diciamo la verità, anche dalla superiorità numerica. Abbiamo giocato contro una grande squadra, mi dispiace per il risultato perché qualcosina in più lo potevamo riportare a casa, però purtroppo il calcio è anche questo. Faccio complimenti al Casal Bordino e anche al Vasto Marina, che hanno fatto veramente una bella partita.